Ho scaricato questa app per i maniaci del controllo, nella quale puoi inserire tutti gli aerei che hai preso nel corso della tua vita e poi ti produce mille dati e statistiche. La mia è un po' umiliante perché, diciamo, c'è evidentemente un pezzo del mondo che ho visto molto più degli altri. The Lakers, now the playoffs. The opening of baseball season. Unmistakable evidence. International Human Genome Project. Your commitment. Everybody knows it. Hey, lots of luck in your senior year. Martin Luther King. This is serious. Benvenuti in un nuovo video, benvenuti soprattutto in un posto che evidentemente non è il mio salotto, ma siamo in uno dei terminal dell'aeroporto JFK di New York. Abbiamo completato il primo dei tre voli che dovremmo fare per arrivare a Des Moines in Iowa. Uso il plurale non perché sia matto, ma perché c'è Leonardo Di Panino Film davanti a me con la camera, e dico dovremmo perché troviamo in Iowa la bufera, la tempesta di neve più grave da decenni a questa parte. Sarà il giorno delle primarie, più freddo di sempre, la massima a Des Moines sarà di meno 24, si dice che dovrebbe arrivare anche a meno 38. Io mi chiedo, ma c'è molta differenza tra meno 24 e meno 38? Cioè, uno sente un po' più caldo, un po' più freddo? Non so. Comunque, sta finendo la rampa, devo andare a prendere l'altro volo. Ciao! La buona notizia è che siamo arrivati a Des Moines, l'aereo non ha avuto problemi, la tempesta non ci ha impedito di atterrare. La brutta notizia, ma non so se possiamo definirla brutta, ma è così: abbiamo trovato delle temperature che sono quelle di cui vi parlavamo, diciamo, un attimo fa, ma anche di più, cioè abbiamo 20, 25, 26 sotto zero, che a causa del vento fanno sì che le temperature percepite dicono siano intorno al meno 40. E voi vorrete sapere com'è la vita a meno 40? La risposta è che non c'è la vita a meno 40, cioè puoi stare qualche minuto fuori con grande sofferenza, come la mia in questo momento, ma soltanto per voi, e poi bisogna tornare in macchina, e quindi adesso partiamo con la nostra prima giornata. Ma facciamo che tutto quello che andiamo a fare oggi ve lo racconto in macchina, perché sennò il video finisce subito e finisce in tragedia. È la terza volta della mia vita che vado in Iowa, che uno dice, ma perché, no? Perché con tutti i posti? Siamo in Iowa perché qui cominciano le primarie del Partito Repubblicano e di quello Democratico, ma noi siamo qui soprattutto per quelle del Partito Repubblicano, perché nel caso dei Democratici, ne abbiamo parlato in un vecchio video, anche nella newsletter da Costa a Costa, c'è un candidato che è Joe Biden, che è il presidente uscente, e non ha sfidanti davvero rilevanti. Nelle primarie repubblicane invece c'è almeno una partita e si attende di capire chi sia il vincitore, anche se c'è un grande favorito. Perché si comincia a votare in Iowa? Peraltro, diciamo, con questo contesto magari uno poteva pensare andiamo in Florida, no? A iniziare le primarie. E la ragione in realtà non c'è, c'è una di quelle cose che si fa perché si è sempre fatta così, ma il punto è che facendolo sempre così, cioè cominciando sempre le primarie dall'Iowa, si è creato una sorta di complesso politico-industriale attorno a queste primarie, cioè c'è un esercito di consulenti, esperti di comunicazione, staff, politici, ex politici che conoscono benissimo questo territorio, che è un territorio, per quanto diciamo molto vedete ostile in inverno, molto piccolo, molto rurale, e quindi permette anche a candidati che non hanno grandi mezzi comunque di competere, perché se tu vieni qui in Iowa e batti ogni singola contea, vai in tutte le caffetterie, la storia dice che puoi farcela vincere anche contro candidati che hanno milioni e milioni di dollari. Questi candidati quindi delle primarie repubblicane chi sono e come si stanno giocando la loro partita in questo contesto? Non vi dico niente di più su che cosa sia l'Iowa, perché trovate un video della serie 50 States che racconta bene che posto è, un posto rurale, bianco, abbastanza rappresentativo dell'elettorato repubblicano e soprattutto dell'elettorato che ama molto l'ex presidente Donald Trump. Trump è dato dai sondaggi a queste primarie tra il 40 e il 50%, che è un dato veramente anomalo per le primarie dell'Iowa, dove di solito non ci sono distacchi così ampi. Il massimo distacco con cui nel Partito Repubblicano un politico abbia vinto le primarie è di 13 punti. Ecco, se Trump alla fine vincesse con 13 punti, anche per una questione soltanto di aspettative, non sarebbe affatto una vittoria. Trump ha bisogno di stravincere, di fatto, perché lui stesso ha detto non c'è competizione, i sondaggi lo hanno confermato fin qui. Se Trump dovesse vincere di 10 punti, sì, avrebbe vinto, però sarebbe tutto molto più aperto.
Chi sono i suoi sfidanti? Ne sono rimasti praticamente tre, poi ce ne sono alcuni minori ma contano davvero pochissimo. La principale, che è data in grande rimonta, si chiama Nikki Haley, è una donna cinquantenne, ex governatrice del South Carolina, di origini indiane, si dice molto amica di Trump, molto sua alleata, ma in realtà tra i due non corre molto buon sangue e appartengono un po' a due specie di politiche diverse. Lei è data in ascesa, chiaramente diciamo a ampia distanza da Trump, ma la partita si gioca tra Nikki Haley e un governatore, attuale governatore della Florida, Ron DeSantis, che era arrivato a queste elezioni tra grandi aspettative, competendo con Trump nei sondaggi, sembrava che fosse, diciamo, l'uomo nuovo. Poi in realtà alla prova della campagna elettorale si è dimostrato abbastanza inadeguato, un po' perché è difficile battere Trump e contrastare Trump se tutto quello che fai è parlare bene di Trump, e lo fa per non inimicarsi i suoi elettori, però alla fine gli elettori scelgono l'originale. Se tu pensi che Trump abbia avuto ragione su tutto, quasi tutto, e le uniche critiche che gli fai gliele fai da destra, cioè accusando Trump di non essere abbastanza di destra e andarsi a chiudere in un ambiente politico piuttosto piccolo e sempre più piccolo. DeSantis è risultato inadeguato anche nel tipo di campagna elettorale che si fa qui in Iowa, che è un posto, come vi dicevo, piuttosto piccolo, rurale, in cui si va a caffetteria per caffetteria, eccetera. Servono delle doti anche empatiche, no? Stringi le mani, fai le battute con i bambini, ti ricordi i nomi delle persone se le hai riviste. Devi essere bravo a fare quella che gli americani chiamano retail politics, la politica del porta a porta. Ed è un talento personale, che non dice niente sul fatto che tu abbia o no delle buone idee, però è un talento che in politica serve, e DeSantis se non ce l'ha. Cioè, tutta la sua campagna elettorale in Iowa è stata costellata da gaffe, da momenti in cui è sembrato robotico, costruito, posticcio. A un certo punto ha incontrato la moglie, ha visto la moglie che lo aspettava dopo il comizio, sceso giù dal palco, e l'ha salutata con una stretta di mano. Voglio dire, chi è che saluta sua moglie con una stretta, o suo marito viceversa, con una stretta di mano? Comunque, questa è, diciamo, la partita. C'è un altro candidato che è dato intorno al 5-6-7%, che si chiama Vivek Ramaswamy, che è un imprenditore di origini non americane, evidentemente viene dal mondo appunto delle startup tecnologiche, di questi che sembrano aver capito, decifrato, dicono di aver capito, decifrato il futuro, mentre questi politici invece non capiscono un cavolo. È una specie di mini Trump anche lui, cioè il suo slogan è Vote Vivek, Save Trump, perché lui dice: Trump perderà le elezioni, finirà quindi in carcere, perseguitato, eccetera. Se volete salvare Trump dovete eleggere me, così che poi io, quando divento presidente, lo posso graziare, posso proteggere le cose che lui ha fatto. Ecco, capite perché anche da solo questo piccolo racconto questa campagna elettorale è una campagna elettorale strana, perché c'è un favorito e i suoi sfidanti che lo toccano, lo citano, lo menzionano con grande cautela. Il favorito nemmeno va a misurarsi con loro ai confronti TV. Tutte queste cose adesso cerchiamo di raccontarle, mostrarle, studiarle, indagarle, parlando con le persone, mostrandovi anche qualcosa degli ultimi incontri di campagna elettorale. Stiamo andando noi a provare a infilarci a un comizio di Trump, e dico provare perché abbiamo fatto la richiesta ufficiale di accrediti per i giornalisti, la stampa, che vengono previsti in questi casi, ma ci sono stati negati, ed era abbastanza prevedibile, nel senso che noi siamo stampa straniera e, come potete immaginare, ai candidati americani di quello che noi facciamo o non facciamo, scriviamo o non scriviamo, non importa veramente niente, perché le nostre cose non le leggono gli elettori americani. E quindi di fatto a volte o non ti fanno entrare, e uno deve cercare appunto di imbucarsi come faremo noi tra poco, oppure ti spacci per un elettore, ma a quel punto ti chiedono un sacco di dati perché vogliono ricontattarti, eccetera, e quindi insomma non sembriamo esattamente degli elettori di Trump o degli elettori americani in generale, o se no niente, andremo da un'altra parte. Quindi facciamo questo tentativo, stiamo andando alla Simpson University di Indianola, mi suggeriscono dalla regia, e vediamo se ci fanno entrare. Una cosa da sapere utile se siete negli Stati Uniti è che loro sono molto ligi alle regole e quindi spesso non prevedono nemmeno che sia possibile magari un po' aggirarle. Noi italiani siamo i campioni dell'aggiramento delle regole, quindi non vi sveleremo come, ma siamo effettivamente nel posto in cui Trump sta per parlare, nella sala qui accanto. L'università, la Simpson University, dalle parti di Des Moines, a un'ora circa dalla città. La sala è già pienissima sia di giornalisti che di pubblico. C'è un'altra sala allestita qui sotto con il discorso che sarà trasmesso in un mega schermo. E ci sono già un po' di personaggi, diciamo, anche piuttosto colorati e coloriti, come sono spesso i personaggi che vanno ai comizi, soprattutto quelli di Trump.
comizi di Trump sono degli strani comizi, sono diversi dai comizi di qualsiasi altro politico, e chi non ne ha mai visto uno, e magari ne ha visto soltanto qualche clip, magari sui social, potrebbe immaginare che Trump parli e dall'inizio alla fine sia un discorso sempre al massimo volume, pieno di rabbia, pieno di odio. In realtà i comizi di Trump sono molto lunghi e variano moltissimo registro. Cominciano quasi come delle conversazioni, Trump chiacchiera, parla di cosa è successo ieri, di una cosa che ha visto in TV, commenta qualcosa che hanno fatto i suoi avversari prendendoli in giro, un po' legge dal gobbo elettronico, un po' invece va a braccio e mescola temi e toni molto diversi. They use COVID to cheat right up until trying to jail their number one political opponent, me. My parents never had this in mind for me. They're looking down, they're saying my son's been indicted 4 times. Dice delle cose sugli immigrati, per esempio, che sembrano uscite dagli anni peggiori del Novecento. Dice che gli immigrati portano malattie, che inquinano il sangue del paese. Poi però da un momento all'altro parla dell'inflazione, si ferma e dice: oh, ma quanto è buono il bacon che avete qui in Iowa. But bacon is like 3 or 4 times higher. I don't know what that's all about. Ma ecco, in questo cambiare continuamente tono, in questo parlare per parole d'ordine, c'è un po' la cifra di Trump politico, che nel comizio che abbiamo ascoltato a un certo punto ha detto: quando diventerò presidente, il primo giorno metterò fine all'inflazione. Oppure a un certo punto ha parlato dell'energia e della necessità per gli Stati Uniti di trivellare, trivellare, trivellare. Uno slogan molto caro ai repubblicani, ma che perde di vista il fatto che oggi gli Stati Uniti sono il maggior produttore di energia al mondo. Non c'è un'emergenza energia negli Stati Uniti, anzi, la benzina è tornata a costare molto poco. Under crooked Joe Biden, our country is dying. Insomma, come sempre, i comizi di Trump sono un viaggio in un mondo che ha poco a che fare con la realtà degli Stati Uniti, ma il numero di persone che ascolta quelle parole, pende dalle sue labbra, aderisce a quella visione del mondo, ci dice anche che c'è qualcosa di molto reale in questo contesto, anche magari se non c'è nella sua visione del mondo, c'è nel paese che lo ascolta. Siamo andati via dal comizio di Trump, anche perché stava iniziando ad avere una durata da leader sudamericano, tipo 2 ore. E anche perché vogliamo andare a sentire un comizio di Nikki Haley a Ames, che è tipo un'ora di macchina. Adesso stiamo quasi per arrivare in un posto molto diverso. Trump era all'università, qui saremo in un locale di cucina barbecue. Vediamo. Stavolta non siamo riusciti a imbucarci, o meglio, ci abbiamo provato, siamo entrati, ma siamo usciti perché c'era troppa gente dei media, dei giornalisti. Infatti, vedete, siamo in ottima compagnia rispetto a giornalisti anche americani che hanno fatto uscire per far spazio agli elettori. Il posto è carino, ma molto piccolo, e probabilmente troppo piccolo per le ambizioni che Haley ha adesso in questa campagna elettorale, anche a giudicare da questo tipo di attenzione mediatica, visto che si parla, a causa della tempesta, di questa possibilità che rimonti. È stato veramente uno strano comizio, uno strano evento e uno strano discorso quello di Nikki Haley, e non solo perché ci hanno cacciati e siamo rimasti chiusi fuori. La sua ascesa di questi giorni si deve anche a quanto lei sia diversa da Trump, ma lei non può mai attaccare Trump perché non vuole inimicarsi la sua base, che le serve, le servirà se vuole davvero vincere queste primarie. Quindi, per esempio, quando parla di chi sia il suo avversario, lo ha fatto anche in questo comizio, lei non dice che il suo avversario è Trump, lei dice che il suo avversario è il caos, e dice che Trump porta il caos dovunque vada, genera caos dovunque vada. Lo dice a volte anche come considerando Trump una vittima di questo caos e non la persona che lo crea. Una vittima perché i media ce l'hanno con lui, una vittima perché i tribunali ce l'hanno con lui, ma in questo fa un po' di fatica a marcare questa differenza col presidente Trump, che l'accusa invece di essere in mano ai ricchi finanziatori, di essere sostanzialmente una persona di cui non ci si possa fidare in quanto membro dell'establishment. Dice anche un'altra cosa Trump di Nikki Haley, che è troppo debole per fare la presidente. Ecco, io non credo che sia del tutto casuale, specialmente quando viene da una persona, come Trump appunto, che quando si parlava di un presidente nero diceva che non era nato in America, che era nato in Africa, e che insomma spesso utilizza le caratteristiche innate delle persone contro di loro.
Questa donna si chiama Joni Ernst, era qui per introdurre Nikki Haley, più tardi avrebbe introdotto anche il comizio di Ron DeSantis, è una senatrice eletta in Iowa ed è nota perché quando faceva la prima sua campagna elettorale diffuse uno spot che diventò virale in cui diceva: sono cresciuta castrando maiali, quindi so come fare a gestire i parlamentari di Washington. So when I get to Washington, I'll know how to cut pork. Ci dirigiamo adesso verso uno degli ultimi incontri in questa campagna elettorale di Ron DeSantis, il governatore della Florida, che è probabilmente il candidato che si gioca di più, nel senso che non ha margine di errore. Non ha margine di errore perché deve arrivare secondo, non può vincere naturalmente, ma la vittoria è di Trump, ma se arriva secondo può raccontare di essere il principale sfidante all'alternativa. Se arriva terzo, lui che ha puntato sull'Iowa più di tutti gli altri, ha battuto contea per contea parlando con gli elettori da mesi, se arriva terzo è un segnale che la sua campagna, se non ha attecchito qui, difficilmente attecchirà altrove. C'è questa incognita rispetto agli incontri che stiamo visitando, che per me è una cosa molto nuova, perché sono stato altre volte qui in Iowa a fare le primarie, a seguire le primarie, ed è l'ostilità fortissima nei confronti dei giornalisti. Non solo da parte di chi è sul palco, che naturalmente i candidati detestano i media sono tutti di sinistra, sanno che i media per loro rappresentano più un ostacolo che qualcosa che possa dargli vantaggio, e quindi i candidati, diciamo, ritualmente durante i comizi attaccano i media e i giornalisti, ma anche chi lavora per i comitati, chi decide dove sta la stampa durante un incontro, se puoi entrare o no, è piuttosto incavolato con i giornalisti, cioè ci dicono cosa fare e cosa non fare, soprattutto con un tono sempre piuttosto incattivito. Anche verso giornalisti americani e non soltanto persone che siamo stranieri. Io all'inizio vi dicevo la stampa americana è avvantaggiata rispetto a noi stranieri e devo dirvi che qui anche la stampa americana prende un sacco di calci nel sedere, ed è sia una posizione politica che un risultato di una impostazione culturale che ha oggi la destra americana, che vede i media, come dice Trump, come i nemici del pop. E quindi andiamo a questo evento di Ron DeSantis, ci faranno entrare? Andiamo domani a seguire i caucus da qualche parte, ci faranno entrare? Andiamo domani a seguire i risultati da qualche parte, ci faranno entrare? Lo scoprirete. È stato un po' sorprendente questo comizio, perché vi raccontavo stamattina in macchina che DeSantis ha fatto fatica a imporsi davvero come l'alternativa a Trump, perché ha sempre trattato Trump molto bene. Ora che si avvicina il giorno del voto e DeSantis non solo non vincerà queste primarie, ma rischia anche di arrivare terzo e quindi di fatto di vedere finire la sua campagna elettorale, ecco, DeSantis si è un po' tolto i guanti e l'ha fatto anche in questo comizio. Se you're willing to go brave the elements for a few hours tomorrow night, and you go out and caucus for me, I'll be fighting for you for the next 8 years as the next president of the United States. And you have some of these major unions. Ha criticato Trump in modo piuttosto duro, ha criticato i media e la stampa di destra che secondo lui lo proteggono, è l'unico candidato anche per ragioni di necessità che tratta bene i giornalisti, non solo ci ha fatti entrare senza troppi problemi anche noi della stampa straniera, ma si è fermato a discutere dopo il comizio con tanti giornalisti, giornaliste e colleghi che gli hanno fatto delle domande, lo fa anche perché in questo modo ottiene delle attenzioni dalla stampa che altrimenti rischia di non ottenere più, visto che Nikki Haley è diventata apparentemente la principale sfidante di Trump. Io credo che DeSantis abbia cambiato strategia un po' troppo tardi, mi chiedo se lo pensa anche lui. Tornando in albergo dopo aver ascoltato i tre principali candidati alle primarie del Partito Repubblicano, ho notato una cosa. L'Iowa è sempre stato famoso non solo perché è il primo stato a scegliere i candidati con le primarie, ma anche perché all'interno del suo stato le campagne elettorali si concentrano sempre su temi molto locali. Ve lo raccontavo anche nel video sull'Iowa della serie 50 States, quanto per esempio qui sia importante il tema dell'etanolo. E in passato soprattutto l'agricoltura era un grosso tema di queste campagne elettorali, gli sgravi fiscali, la concorrenza sleale o meno della Cina. Ecco, in questi tre comizi che ho sentito oggi di questi temi locali non si è praticamente mai parlato. Si è parlato di temi soltanto nazionali. Questa campagna si è tenuta in Iowa, ma a me è sembrato che poteva tenersi anche in Florida o in California o in Missouri e sarebbe stato tutto sommato simile. Pensate che il tema su cui forse i candidati hanno dedicato più attenzione in questi comizi è l'immigrazione. E per carità, il tema è importante e anche grave per la situazione che c'è al confine. Ma qui siamo a migliaia di chilometri di distanza dal confine. Siamo in un posto in cui l'immigrazione è un tema sentito, sì, ma certo molto meno che altri. O forse no.
O forse la presenza nella nostra vita, nelle loro vite, dei media, dei social media, ha creato una unica narrazione nazionale e ha fatto sì che le persone decidessero che cosa pensare e quindi anche cosa votare sempre più sulla base del contenuto di questa narrazione nazionale e sempre meno sulla base dei loro problemi, delle loro istanze, delle loro esigenze? È una domanda che non ha una risposta e credo che non l'avremo nemmeno domani con il risultato di queste primarie, ma credo che questo possa diventare un tratto distintivo di questa campagna elettorale, almeno per me lo è fin qui. La prima volta che sono venuto qui a Des Moines in Iowa era il 2016. Sono arrivato nell'appartamento che ho preso in affitto su Airbnb. Era notte fonda, non sapevo più nemmeno che ora fosse per me perché c'erano tante ore di fuso orario, tanti voli. Insomma, faccio appena arrivo in camera la cosa più importante, cioè cercare su Google dove si trova l'hamburger più buono a Des Moines. Sapete che ho questa passione, c'è un video apposta sul canale dedicato al mio hamburger perfetto. E trovo delle liste che segnalano come posto migliore per mangiare gli hamburger a Des Moines in un locale che si chiama Zombie Burger. Cerco dov'è questo locale e scopro con grande sorpresa, ma niente accade per caso nella vita, che il locale era esattamente nel palazzo in cui io avevo affittato l'appartamento su Airbnb. Quindi sono tornato, come faccio ogni 4 anni, da Zombie Burger, che è il luogo in cui mi trovo adesso. Peraltro quest'anno hanno anche deciso di fare un menu di specials, cioè di piatti che vengono fatti in occasione di questi caucus e hanno appunto i nomi dei vari candidati. È una di quelle cose che piacciono ai giornalisti e gli dà un po' di pubblicità gratuita, ma non ne hanno davvero bisogno perché l'hamburger è molto buono. Questa divagazione semplicemente così per raccontarvi di Zombie Burger, tutto a tema molto Halloween, zombie, mostri, ma anche perché questa è una giornata particolare, è il 15 gennaio ed è il giorno in cui si vota, è il giorno in cui all'improvviso, dopo mesi e mesi di campagna elettorale, dopo mesi di dibattiti, incontri quotidiani, interviste, dopo mesi di parole, il giorno in cui si vota, ci sono ancora degli incontri, non c'è il silenzio elettorale, in America non esiste, ma è un giorno comunque in cui tutta la polvere che è stata tirata su durante questi mesi comincia ad abbassarsi, comincia a tornare sulla terra. Si aspetta il voto, in sostanza, si aspetta che ci sia qualcosa di concreto di cui parlare, ci sarà stasera. Si vota a cominciare dalle 19, dalle 19 alle 21, è un sistema di voto particolare, qualcosa vi ho già accennato, ma andremo a vederlo dal vivo e ve lo mostreremo, perché i caucus non sono delle normali elezioni e questo è uno dei fattori che potrebbe dare qualche sorpresa a questa elezione, che appunto sorprese in teoria non ne dovrebbe avere. Tutti gli ultimi sondaggi, ma anche quello che dicono i colleghi qui americani con cui abbiamo parlato, ci raccontano che Trump è in larghissimo vantaggio, dovrebbe vincere di una trentina di punti, che sarebbe tantissimo. La vera partita si gioca tra Haley e DeSantis per il secondo posto, ma sarà anche importante vedere se Trump vince effettivamente con 30, con 20, con 10 punti. Sarà interessante capire che effetto avrà questo gelo polare sull'affluenza. Leggevamo ieri che in Alaska fa molto più caldo di quanto faccia freddo oggi qui in Iowa. In Groenlandia, nella capitale della Groenlandia, fa meno freddo di quanto freddo fa qui. Che impatto avrà tutto questo sulla partecipazione al voto? Lo scopriamo di fatto tra un paio d'ore. Siamo nella palestra di una scuola elementare di provincia dell'Iowa, siamo in un posto che si chiama Urbandale, è un posto di provincia in uno stato che è uno stato di provincia, eppure avete visto che tipo di infrastrutture hanno qui le scuole, ne parlavamo nel video sulla scuola. Questa palestra è un seggio, tra di fatto 6-7 minuti cominciano i caucus, che vuol dire comincia l'elezione più importante del mondo. Siamo venuti in questo seggio perché in questo seggio 8 anni fa ci fu un'affluenza piuttosto alta e Trump andò piuttosto male. Questo non dovrebbe essere un seggio trumpista, o meglio, questo accadeva 8 anni fa. Che cosa è cambiato in 8 anni? 8 anni fa qui vinse Marco Rubio con quasi il 50% dei voti. Chi vincerà stavolta in questo seggio? Una risposta ce l'abbiamo già sull'affluenza, non abbiamo ancora dei dati veri, però lo vedete alle mie spalle, il temuto crollo dell'affluenza causato dal gelo, dalla tempesta, dalla neve, non sembra ci sia stato. La giornata di oggi è stata anche leggermente più calda, voglio dire, invece di esserci meno 40 c'erano meno 25, però non è poco e quindi stava un po' meglio dei giorni scorsi. A me non sembra che la gente sia rimasta a casa, ma questo è soltanto un seggio, vedremo che cosa accadrà qui e poi dopo vediamo che cosa è accaduto negli altri seggi dell'Iowa.
Una delle cose che spesso stupisce noi italiani è l'estrema informalità degli americani, anche nelle cose che per noi sono più formali, per esempio votare. Per votare le persone dovranno scrivere il nome del candidato che preferiscono su un foglio bianco con la penna che vogliono e poi la mettono nell'urna. E che cos'è l'urna? Una busta di carta con scritto sopra col pennarello ballots, che vuol dire schede elettorali. È tutto qui. E noi penseremmo, ma non temono che qualcuno possa barare? E questa è la grande differenza culturale. Non gli passa nemmeno per la testa che qualcuno possa barare. We've got some really, really good candidates. And I am here supporting Vivek Ramaswamy. I'm your neighbor. I'm your representative in the Iowa legislature. You can email me anytime. Come vedete si sta votando alle mie spalle, le persone prendono il loro foglietto di carta, scrivono il nome del candidato, vanno lì a quel tavolo, imbustano la scheda, tra poco rapidamente saranno contate e avremo i risultati di questo seggio, ma la cosa interessante prima che arrivino i risultati sono le persone. Ed è interessante almeno per me quanto queste persone siano completamente normali, nel senso che la politica americana vista da lontano, vista dall'Italia, spesso ci appare come dominata da forze particolarmente non solo radicali, ma anche aggressive, ma anche strane, insomma dei personaggi che non sono esattamente il prototipo del nostro vicino di casa, perché sono quelli i personaggi che generano più attenzione da parte dei media, non so, il tizio con le corna che fa l'invasione a Capitol Hill, per esempio. Ecco, la grandissima parte delle persone coinvolte nella politica americana, anche quelle che sostengono candidati più radicali, più estremisti, più aggressivi, come il caso di Trump, sono nella gran parte dei casi persone piuttosto docili, persone piuttosto tranquille, che magari hanno delle idee che non ci piacciono o che possono avere anche delle idee radicali e violente a volte in certi casi, ma sono persone completamente normali, indistinguibili dalle altre, sono persone che spesso peraltro ti motivano il loro voto per Trump. È stato il caso di una persona con cui abbiamo chiacchierato poco fa senza telecamera accesa, che diceva di volere semplicemente un mondo più pacifico. Lui diceva, semplificandola parecchio, non è andato esattamente così, ma diceva: durante gli anni di Trump non c'è stata nessuna guerra nel mondo. Non è vero, è un argomento di Trump molto forte, ma io credo in questa cosa, vorrei che non ci fossero più guerre e voterò per Trump. Si può parlare, diciamo, di quanto si sia informati, naturalmente, però ecco, non dobbiamo pensare che le persone che votano i politici aggressivi e radicali siano necessariamente aggressive e radicali loro stesse, e vederle in faccia qui in un posto come questo può essere un buon modo per scoprire questa cosa. 29 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Le operazioni di voto si sono concluse, lo scrutinio è stato concluso, ma al di là di queste dichiarazioni formali stanno proprio togliendo le sedie dietro di me, smontano tutto. Com'è finita in questo seggio? Ci sono stati 165 votanti, Trump ha ottenuto 64 voti, DeSantis 50, Nikki Haley 36, 12 Ramaswamy e altri 3 in candidati minori. Possiamo dire però che l'affluenza almeno qui non è crollata e, per quello che si dice, nemmeno altrove, e che Trump qui ha vinto senza stravincere, quindi non ci sono quei 30 punti di vantaggio. Ma questo era un seggio che nel 2016 aveva visto Trump andare molto male. Chiaramente non si possono trarre delle conclusioni dal dato di un solo seggio. Quello che possiamo dire è che almeno qui l'affluenza non è crollata e che Trump nel 2016 qui era andato piuttosto male. Stavolta non ha stravinto, ma ha vinto con un vantaggio che comunque non è da poco. Vediamo cos'è accaduto altrove. Adesso ci spostiamo nella sede di un qualche comitato elettorale, il primo che ci accoglie ci dà ospitalità, per seguire i risultati per tutta la notte. CNN projects that Donald Trump will win the Iowa caucuses. CNN can make this projection based on his overwhelming lead in our entrance poll of Iowa caucus goers. And I guarantee you this, I will not let you down. Thank you all. Pochi minuti fa sul palco che vedete alle mie spalle ha parlato il governatore della Florida Ron DeSantis per commentare un risultato per lui molto negativo, ma la verità è che stasera tutti hanno avuto un risultato negativo a parte Donald Trump, che non ha soltanto vinto i caucus dell'Iowa, li ha stravinti dando 30 punti di distacco ai suoi avversari, confermando quindi quanto dicevano i sondaggi, ottenendo più del 50% dei voti. E perché questa è stata una vittoria perfetta? Non solo per questo grande distacco, ma perché i suoi due principali avversari
avversari si sono annullati a vicenda. Nikki Haley voleva arrivare seconda qui per lanciarsi in New Hampshire, dove ha puntato moltissimo, e è arrivata terza. Ron DeSantis ha puntato invece moltissimo sull'Iowa, ma non poteva permettersi quindi di prendere 30 punti di distacco da Trump, li ha presi. Entrambi naturalmente dicono che resteranno in corsa, che continueranno a darsi da fare, ma anche girando qui tra le persone, tra i militanti, tra gli attivisti, tra i giornalisti, c'è un po' la sensazione che le primarie siano iniziate oggi e siano finite oggi, e che sia cominciata oggi però quindi un'altra campagna molto più importante, la campagna in vista delle elezioni di novembre. Per questo ha senso continuare a seguire queste primarie, e proveremo a raccontarvelo già dalla prossima settimana in New Hampshire. Dentro queste primarie, nelle opinioni delle persone, nelle strategie dei candidati, nel rapporto dei candidati con i media, noi possiamo leggere, individuare, analizzare, capire un po' di più, un po' meglio forse, che cos'hanno in testa gli americani, e quindi arrivare magari un po' più pronti alle elezioni di novembre. Noi adesso torniamo in albergo, facciamo i bagagli, domani si riparte. A presto!